Borgo Nuovo è Palermo, Borgo Nuovo è il mondo, Borgo Nuovo è un luogo come tanti altri. Io non lo etichetterei come un luogo diverso dagli altri. Borgo Nuovo è un luogo dove bisogna conoscere il rispetto, bisogna educare il rispetto, dove ci sono delle regole che vanno rispettate. Quindi per me Borgo Nuovo è una scuola come tante altre. Amare se stessi significa essere in grado di potersi relazionare con l'altro. Relazionarsi con l'altro significa rispettare le cose che ti stanno accanto, quindi anche questa sedia, il PC, la telecamera, le persone che ti stanno vicino. In questi 6 anni che io sono qua ho abbassato completamente la percentuale degli atti vandalici, è abbassata la dispersione scolastica, proprio perché passa questo messaggio dell'amore verso il rispetto che ci deve essere tra le persone e verso le cose. E il desiderio mio è che questo si potenzi ancora ulteriormente. Mi immagino che i ragazzi stessi riuscissero ad avere fiducia nel loro potenziale, perché quello che noto purtroppo è una sfiducia in loro stessi, che è una sfiducia con la quale arrivano come bagaglio. Quindi destrutturare questa sfiducia è molto difficile da parte della scuola. Già arrivano così. Io non so fare niente, tanto non sono buona a niente e l'unica cosa di cui si fidano è il loro cellulare. Quindi noi dobbiamo in un primo momento conquistare la loro fiducia per riuscire poi a prenderci quello che per loro è la cosa più cara che hanno. Sposo spesso le iniziative promosse dai progetti che arrivano da ISI, perché si parte dalla persona. Questa società pesa quanto possono pesare le catene, le grate all'interno di un carcere, perché sono proprio queste catene mentali che limitano al ragazzo la possibilità di andare oltre. E quindi per noi professionisti della scuola diventa quasi in un primo momento impossibile rompere queste catene.